Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nella stanza cosiddetta delle lettere, proprio perché è caratteristica questa immagine che vediamo di queste lettere che raccontano in un solo anno quante persone hanno scritto a Padre Pio. E tra carisma e preghiera, Padre Marcellino Jasenzaniro pone l'attenzione su quello che accadeva. Ad esempio, lui scrive: si può dare il caso che lo spirito non offra immediatamente la sua illuminazione e se il cielo tace, anche l'uomo carismatico deve ricorrere alla preghiera per impetrare luce per sé e per gli altri. Cos'era successo? La storia di Suor Rosetta Paparella, che racconta che all'età di 15-16 anni sentiva la vocazione religiosa, ma un dubbio l'attanagliava. Ci riuscirò? Si chiedeva. Andò da Padre Pio e in confessione gli esposi il mio stato d'animo. Prega, prega lo Spirito Santo che tutto maturerà, buona figliuola. Questa fu la risposta per Rosetta. Passata dinanzi al confessionale per baciargli la mano, sostai perché volevo una parola più precisa. E lui, sempre paterno, ma va, buona figliuola, stai tranquilla, mettendogli così la mano sulla testa. Dopo alcuni mesi ritorna da Padre Pio per dirgli che era certa della sua vocazione alla vita consacrata, fiduciosa nella riuscita, terminata però l'accusa dei peccati, quindi durante la confessione, gli manifestò il suo animo. Vado sul virgolettato: Padre, voglio partire, ma noi siamo una famiglia di 9 figli e c'è mia sorella più grande che si deve sposare. I miei genitori dicono che se, secondo l'usanza del nostro paese, deve uscire lei prima di casa. E Padre Pio, quando il Signore chiama, non c'è da aspettare. Va in pace con la mia benedizione. Allora chiesi se tutto sarebbe andato bene per il matrimonio di mia sorella e lui ancora. Tu pensa a te, lascia stare tua sorella. Nel giro di qualche mese preparai tutto, partii per realizzare quel mio sogno. Mia sorella si sposò dopo ben 7 anni. Se io avessi dovuto aspettare, racconta, la suora, che lei uscisse di casa prima di me, forse avrei tradito la chiamata di Dio.